Ciao a tutti amici, benvenuti così oggi, questa è la radio, Radio One Nation, One Station, country music tutto il giorno. Era grandissimo Alan Jackson, non lo so chi cacchio era. Oh, bella sta canzone, mi piace. Ma nel mondo del country music l'anno scorso è molto Toby Keith, lo sapevate? Grandissimo cantante che ha fatto un sacco di canzoni che tu dirai io non ne conosci nessuno. No, ce ne sono, adesso non mi sfugge il nome. Mi sembra che ha fatto quella lì, America. C'ha la voce molto bassa, ve la faccio. American girl, American boy, we understand dance. Una patriottica. Poi aveva fatto quello You gonna talk about me, you gonna ask, talk about number one, mamma. Mi sembra. Poi aveva fatto, ha fatto diverse, molto belle. Poi tic, morto. Bon. Allora, cosa abbiamo fatto ieri? Niente. Ho installato stamattina le telecamere di sicurezza Blink. Sì, molto comode, non mi sconfinfera solo la questione che sono wireless senza, con la batteria. Un po' così. Certo, col filo era meglio, non ti devi scassare mai con le batterie, però l'installazione è molto semplice. Volevo fare il video, poi alla fine non l'ho fatto. Stamattina stavo montando il forno della pizza che mi hanno regalato, è a gas. Quindi va benissimo alla casa nuova, che abbiamo i tubi del gas e ce n'è uno proprio che va fuori nel giardino. Oh, ieri bellissimo, Marta è andata fuori lì dove c'è il laghetto, davanti casa, proprio il laghetto davanti casa, ha sentito uno squish splash. E che cos'era? Un alligatore. A volte Marta non crede mai a quelle cose che gli dicono. Io passavo qui e ho detto, ma guarda, è un alligatore, dai, gli alligatori si riconoscono, al naso lungo, che basta o niente tocca, ma no, sarà stato un tronco, vuoi che ci sono gli alligatori qui? Ce l'avevamo davanti a casa l'alligatore, adesso la staccionata è diventata priority number one. Ma che cavolo vuoi che sia un alligatore? Sì, ti do un morsetto, ma non è, sarà stato un metro, niente di che. Sì, un cane, un gatto lo mangia, sì, però comunque c'era, bellino. Quindi quando mi annoio, non so cosa fare, mi metto fuori con la mia macchina fotografica obiettivo 600.000. Allora, vi farò delle foto bellissime, ma non ve le potrò far vedere, altrimenti troverete la mia location, che è rimasta segreta per 26 anni. Anzi, potrei chiedere, ma non so se è tecnicamente fattibile, possibile, come ho letto, chiedere a Google di sfocare la mia casa, perché la casa dove abbiamo vissuto prima è tutta sfocata, come raccontavo in un video precedente. Secondo me la cosa la sfocano, sì, su richiesta, sì, ma devi avere un motivo valido. Non, allora, io di tutti, sempre vado in giro, non ho mai visto una casa sfocata. Sì, sfocano le persone, le targhe, sì, ma le case mai. Quindi, secondo me, quella che abita lì o lavora per l'FBI o roba così del governo, o ancora meglio, cosa che ancora penso di più, è che è una sottoprotezione del governo. Magari il marito mi sembrava che era portoricano, latino, Porto Rico, latino. Può essere che lei è un informatore di qualche cartello, non lo so, sotto dell'FBI, insomma. Perché poi l'altra cosa che vi avevo detto, ha fatto una staccionata alta 2 metri, che nessuno fa una staccionata così alta. Uno, costa, perché su quelle staccionate, non di legno come queste, che dopo 5 anni già sono quasi da buttarle, devi riniziare,
quelle bianche di plastica che costano un casino a altezza uomo, lei ha fatte di 2 metri che non vedi niente, completamente. C'è anche il vicino Paul, che era di qua, che aveva il cane Shushine, ci sarà rimasto male magari, che ha detto mamma mia queste che cavolo sono, manco si può un buongiorno buonasera, no? Comunque hai capito, fatto sta che potrei chiedere la sfocatura, ma tanto cosa cambia quando uno sa l'indirizzo, cosa gliene frega di vedere, manco fosse in tempo reale. Comunque hai capito. Niente, stamattina allora sto forno a legna, no, forno a gas, che però ci puoi mettere tipo della legna dentro se vuoi fargli un po' di gusto di legna. L'ho aperto un po', non ho fatto video, magari dopo lo faccio il montaggio, perché oggi pensavo di fare una pizza, anzi no, stasera, una pizza, testare come va. No, se andasse bene, ma ci devi prendere la mano, devi saperci fare. Se facesse non sarebbe male, perché te la fai a casa la pizza a scrocco. Comunque ci guarderemo. Adesso stiamo andando a Costco. Ieri sono andato a Costco, non c'è stato verso di parcheggiare, perché hanno aperto, anzi semmai prima andiamo al nuovo negozio che hanno aperto e poi andiamo a Costco. Hanno aperto questo nuovo negozio che si chiama Bass Fishing Pro, che a quanto pare lo aspettavano, è stato un successone, non si poteva vivere senza questo negozio, che vabbè, vende roba di pesca. Sì, dopo facciamo un video, facciamo guardate bla bla bla, grande inaugurazione. Non si poteva vivere senza storie, vende roba di outdoor, kayak e tutto questo e quanto. La caccia in Florida è molto molto, va molto. In Italia è un po' destinata, un po' c'è gente che va a caccia, ma chi è che va a caccia in Italia? Poca gente, insomma. In America e anche io voglio andare a caccia. Oh, carne gratis, a me andare a caccia mi sta anche bene. Carne gratis a scrocco mi sta anche bene. Il problema è pulirla. Cioè, ma immaginati a pulire un cervo, ma schifezza. Dovrebbero fare che quando uccidi un cervo si autopulisce, no? E giù commenti. Oppure dei negozi che te li porti il cervo, te lo puliscono. Ah, dammi tutte le fettine. Io voglio la coscia, l'ala, le costine, basta, le corna, tientele te. E giù commenti. Comunque non vado a caccia solo per quel problema, solo per quel problema lì, che non ho voglia di pulire, che non so pulire, che schifezza di sporchi le mani. E giù commenti. Allora, vabbè, come non è, tant'è che il marito del capo, la capa, ha detto mio marito è da 2 settimane che è andato a caccia, chissà cosa faceva a caccia, altro che caccia. E vabbè, è andato a caccia 2 settimane, facci vedere cosa hai preso. Non ho preso niente. A caccia. Magari non eri da solo a caccia, scommetto. E giù commenti. Guardiamo pagina. A Costco adesso ci sfonderemo con un bel... devo comprare l'impossibile, Secondo me sto giro a Costco $300. Vabbè, mi voglio sfondare la carta di credito. Perché casa nuova, vita nuova. Casa nuova, poi non abbiamo nulla, ci manca un sacco di cose. Aia, magari a Black Friday c'è qualcosa. Volevo comprare una sedia da ufficio nuova che c'è a Costco, molto meglio di quella di Ikea, e quella di Ikea ovviamente la riporto. Dobbiamo ancora comprare qualche cosetta a Ikea. Però senti a me l'idea americana, senti a me come si fa in America. Mi sono fatto una carta di credito nuova, non c'è problema, l'ho fatta online, in 5 minuti ero già approvato, non c'è problema. E questa qua ti dà un tetto limite di $4,000, puoi pagare a rate senza interessi, perché è come la prima volta ti fanno questa offertona. Allora me lo son fatto,
adesso facciamo un ordine di IKEA di 4.000, no, spero di no, di 2.000, e ve lo pagherate calmo, c'ho 21 mesi. Se le compagnie di carte di credito fanno questo offertone, vuol dire che la maggior parte delle persone le utilizza e poi va alto che 21 mesi, quelli vanno 50 mesi con gli interessi al 24-30%. Ma io sono bravo e sto sempre attento a non sforare, perché gli interessi non li voglio pagare. Olè, giustizia vada. Però va che bellezza in America, no? Ovviamente devi stare attento, ok, te l'ho già raccontato, devi stare attento, però guarda che bellezza in America. Online ho messo i miei dati, ticco tac, ah sì, sei approvato, tetto limite $4.000, ti arriverà la carta di credito nel giro di una settimana, finito. Non che devi andare in banca e mille storie, questo e quest'altro. Adesso sarà che io c'ho un credit score al top, e questo sicuramente, sarà che sono bello e questo è un altro punto di forza. Però è il sistema americano che da un lato tentano di farti indebitare, però se te sei furbo li freghi, tutti fregati. IKEA è stata fregata, IKEA è stata stirata regolare. Ieri gli ho portato un armadio che era rotto, non era colpa mia sto giro. Poi gli ho portato delle luci dell'armadio che erano ancora nuove, alla fine non avevo voglia di comprare, di installarle col filo, le luci dell'armadio. Poi gli ho portato, questo invece, questo è un po' più, i porta posate che avevamo alla casa in affitto che abbiamo comprato a luglio. Li vogliamo di bambù adesso, non c'è frega niente, questi di plastica bianchi, frega niente, via. Perché IKEA non è la creazione dell'energia, IKEA si trasforma, cioè i soldi non si creano, non si distruggono, si trasformano. Come la storia, come diceva cosa? Oh, guarda qua, IKEA, sono le 10, che ore sono? No, le 9:20, il parcheggio è già pieno. Ma guarda te. Andiamo a vedere bus? No. Andiamo a vedere bus? No. Uno di sti giorni andiamo comunque, adesso non c'ho voglia. Magari ci passiamo dopo, ve lo faccio vedere di sguincio. Anzi, ci mettiamo qua. Chi è questa? Cosa? Patti, come si chiama? Non lo so. Va bene, ciao!